settimana sono l'ETF gestito da iShares, composto da obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in valute locali, e l'ETF emesso dall'IXOR, che replica la performance delle 40 maggiori azioni quotate sulla borsa di Johannesburg. Registrano una performance negativa l'ETF di iShares, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato turco, e l'ETF controllato da iShares, composto da 50 titoli azionari con rendimenti da dividendo fra i più elevati, quotati nel Regno Unito. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF gestito da XTR, concepito per rappresentare il rendimento di una serie obbligazioni in dollari USA, emesse da governi o banche centrali di paesi di mercati emergenti, e l'ETF gestito da Amundi. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF emesso da Amundi, che punta sulle principali azioni velo di 15 paesi europei. Forte interesse per l'ETF controllato da Deutsche Bank, composto dalle principali società operanti in ciascun settore industriale del mercato statunitense. Invito all'acquisto per l'ETF controllato da iShares, esposto su un segmento di titoli europei con ricavi stabili e robusti.